Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi continueremo con la rubrica dedicata alle grandi donne artiste del presente e del passato. È proprio del presente oggi che parleremo, poiché il video tratterà dell'artista Marina Abramovic, tuttora vivente. È un'artista molto particolare, poiché non si occupa di pittura o di scultura, ma l'ambito in cui lei ha sempre lavorato è quello della performance. Quindi, prima di parlare di lei, occorre che vi dia qualche nozione basilare sulla performance. È molto difficile far capire cosa sia la performance a chi non abbia familiarità con il mondo dell'arte. Partiamo da ciò che è ovvio: la performance è una forma di produzione artistica nata negli anni 50 ed esplosa intorno agli anni 70 e 80. Quali sono i materiali della performance? Il materiale principale della performance è il corpo, corpo che può essere di attori o dell'artista stesso, come avviene appunto nel caso di Marina Abramovic, anche se oggi molto spesso si affida a degli aiutanti, poiché ha già superato la settantina, diciamo, e ricreare alcune delle sue performance può essere davvero difficoltoso, anche se mettere alla prova Marina Abramovic, come vedremo poi, è una sfida molto dura. Altri materiali della performance sono il tempo, poiché si tratta quasi sempre di azioni irripetibili e fruibili solo dal vivo, anche se molto spesso vengono documentate con fotografie e video. E per lo stesso motivo, un altro materiale della performance è lo spazio. La performance, come dice la parola stessa, altro non è che un'azione. Come tutte le forme artistiche, è una forma d'arte che può essere apprezzata o meno, ovviamente c'è sempre la libertà di dire non mi piace, non condivido. Però in particolar modo la performance è uno di quegli ambiti in cui viene più facile chiedersi: ma questa è davvero arte? Ora, non sono certo qui a definire che cosa sia l'arte, poiché l'arte è un concetto indefinibile, dato che nel corso del tempo ha cambiato più volte i suoi scopi. Se volete saperne qualcosa di più, se volete capirci qualcosa di più, guardate il mio video Che cosa è successo all'arte dopo il Novecento, dove cerco di dare qualche nozione di base per orientarsi un po' meglio nel panorama artistico successivo al Novecento. Alcune cose però sono certe. La performance, essendo accettata ufficialmente nel panorama artistico, è a tutti gli effetti una forma d'arte e soprattutto ha importanza storica all'interno della storia dell'arte, poiché ne fa parte a tutti gli effetti e ufficialmente. Si dice molto spesso che l'arte sia espressione del sé. Bene, la performance, tra le altre cose, molto spesso è anche espressione del sé, come appunto nel caso di Marina Abramovic. In altre situazioni, la performance può essere utilizzata anche come forma di denuncia sociale, culturale, politica, eccetera. Oltre a ciò, benché la performance non abbia come scopo principale il raggiungimento di un ideale di bellezza, non si può negare che alcune azioni performative abbiano una certa attenzione per l'estetica. Quali sono però i problemi principali per cui molto spesso non viene accettata dal pubblico? Prima di tutto, perché la performance è molto spesso estrema, ovvero vengono compiute azioni che non sarebbero socialmente accettabili nella vita di tutti i giorni, ovvero azioni possibili e accettabili solo all'interno del contesto artistico. Di conseguenza, il secondo problema per cui è difficile accettare la performance da parte del pubblico è che molto spesso le azioni performative violano dei tabù fondamentali e sfidano delle leggi di comportamento della morale e del pudore. Un altro problema, a mio parere, è che molto spesso l'obiettivo di queste azioni performative non è chiaro e spesso sembrano delle provocazioni fini a se stesse. Detto questo, aggiungo un'altra cosa. Io personalmente non sono una grande fan, diciamo, della performance e della body art proprio per quest'ultimo motivo, poiché io faccio molta fatica ad accettare le azioni performative se non riesco a coglierne un fine che sia diverso da quello della semplice provocazione. Una cosa in cui mi riconosco molto, infatti, detta da Marina Abramovic, è che l'arte sia qualcosa di stratificato. Lei dice appunto che l'arte sia stratificata, sia politica, personale, espressione del sé, sia tutte queste cose una sopra l'altra, che non abbia solamente un fine e una unica spiegazione. E in questo io mi riconosco. Come ho detto prima, penso che la performance, a mio parere, abbia, tra virgolette, senso solo se sì, magari fa qualche azione assolutamente estrema, ma per una motivazione. Cioè, non mi piace che faccia un'azione estrema per fare la cosa gigantesca, che non ha mai fatto nessuno prima. No, l'apprezzo, ma se ha un'intenzione
un fine, diciamo, più alto, perché sennò la trovo molto superficiale, a mio parere. Parentesi personale a parte, è proprio per questo motivo che ho scelto di parlare di Marina Abramovic, poiché le sue azioni, benché molto molto estreme, hanno quasi sempre uno scopo molto chiaro e comprensibile. Che tu dici, oh mio Dio, ha fatto questa cosa allucinante, magari io non la farei mai, però dici, sì, però il messaggio che ha voluto mandare, cavolo, è forte. E questa è una cosa che io di Marina Abramovic personalmente apprezzo molto. Poi vabbè, lei si è un po' montata la testa, dice sono la regina della performance, però diciamo che è innegabile che il suo lavoro sia stato molto importante all'interno dell'arte performativa. Ma ora procediamo con alcuni cenni biografici. Marina è nata a Belgrado, nell'attuale Serbia, nel 1946 e i suoi genitori sono stati partigiani. I suoi genitori, specialmente la madre, erano molto, molto severi. E anzi, dire severi mi sembra riduttivo. Come li descrive la stessa Marina, si comportavano come generali più che come genitori. Però una cosa molto positiva fatta dai genitori di Marina è stato quello di incoraggiare sempre la passione per l'arte della figlia. Marina stessa infatti racconta che fu proprio suo padre a incoraggiare la sua creatività, invitandola a prendere lezioni da un suo amico artista. Questo suo amico prese una tela, la cosparse di un sacco di materiali diversi, tra cui colla, sabbia, gli diede fuoco e poi disse: "Ecco, questo è un tramonto." Giusto per dire com'è iniziata, qual è stato l'approccio di Marina al mondo artistico già dall'età più tenera. A 25 anni sposa un artista concettuale, che poi lascerà nel 1976 quando incontrerà l'artista Ulay o Ulay, non ho mai capito come si pronunci. Fatto sta che Ulay diventa suo compagno nella vita privata e nella vita artistica, dato che da questo momento in poi, fino alla fine della loro relazione, realizzeranno tutte le performance insieme. Anzi, vi dirò di più, la fine stessa della loro relazione verrà celebrata con una performance. Marina, nelle sue performance, porta il suo corpo a limiti di sopportazione che non tutti sarebbero in grado di affrontare. Infatti, è capace di stare in piedi o seduta a digiuno per giorni senza parlare, mangiare né fare nient'altro. Oltre a questo, si è messa anche a volte in situazioni di reale pericolo. Marina dice che per riuscire a fare tutto ciò ha sottoposto il suo corpo e la sua mente ad un allenamento molto rigido e rigoroso. Quello che lei definisce Abramovich Method, ovvero il metodo Abramovich, che ha deciso di tramandare e insegnare ad alcuni suoi allievi, coloro che al giorno d'oggi ripropongono le sue vecchie performance. Cos'è che esattamente Marina vuole trasmettere attraverso la sua arte? Il suo scopo principale è quello di realizzare una sorta di contatto con il pubblico, in cui il pubblico si sente allo stesso tempo attratto e respinto dall'artista. Come recita il titolo di una delle sue ultime performance, The Artist is Present, ovvero l'artista deve essere presente, deve essere sul luogo dell'azione ed avere un vero contatto con il pubblico, non essere freddo, ma accoglierlo dentro di sé, riuscire con la sua sopportazione a espiare certe drammaticità affrontate dal genere umano. E comunque anche lo stesso arrivare a certi limiti per lei è una sorta di catarsi. Per descrivere meglio tutto ciò è necessario parlare specificamente delle sue opere. Io vi citerò solo alcune delle mie preferite. Purtroppo non posso mettervi direttamente i video perché ho paura che ci siano dei problemi di copyright. Comunque vi lascio tutti i link delle sue performance in descrizione. La prima di cui vi voglio parlare è del 1975 ed è intitolata Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, dove vediamo Marina intenta a ripetere questa frase, Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, prima sussurrata, poi alla fine del video, alla fine della performance quasi urlata, dove lei continua a spazzolarsi i capelli con questa spazzola in metallo, sempre più con violenza, con cattiveria, e il messaggio che vuole mandare ovviamente è questa ossessione dell'arte per raggiungere un ideale di bellezza inesistente che fa saltare i nervi a tutti gli artisti. Va bene, detta in modo simpatico, però voi avete capito il significato. È proprio il fatto di rappresentare questa ossessione per la bellezza irraggiungibile che forse non ha neanche tanto senso poi, ora come ora, diciamo dopo quello che è successo nel Novecento. Ora vi parlerò di alcune performance realizzate insieme al compagno Ulay. La prima di cui vi voglio parlare è del 1977 ed è intitolata Imponderabilia.
Questa performance è sicuramente una delle più famose e venne realizzata a Bologna, nella Galleria Comunale d'Arte Moderna, in occasione della Settimana Internazionale della Performance. Marina e Ulay decidono di porsi completamente nudi all'ingresso della galleria, permettendo di fatto l'accesso solo a chi fosse disposto a passare in mezzo a loro. Questa performance doveva durare 3 ore, però venne interrotta a metà da due agenti della polizia che considerarono questo come un atto osceno. Questa performance ha portato a diversi esiti. Prima di tutto capovolge la situazione abituale in cui chi è nudo in mezzo a persone vestite è colui che si sente in imbarazzo. Qui invece accade l'esatto opposto. Loro due sono nudi, fermi e impassibili, e l'imbarazzo viene provato dalle altre persone intorno a loro che a differenza sono vestite. Ma l'aspetto più importante di Imponderabilia non è questo, ma il dilemma di fronte alla quale ti pone. Ho spesso sentito descrivere questa performance come Marina e Ulay hanno obbligato le persone a passare tra di loro per entrare in galleria. Io penso che la questione sia sottilmente diversa. Marina e Ulay non hanno obbligato nessuno a passare tra di loro per entrare in galleria. Diciamo che hanno permesso alle persone di entrare in galleria solo se erano disposte ad affrontare i loro limiti. Comunque bisogna anche considerare il contesto, stiamo parlando della Settimana Internazionale della Performance. È ovvio che se tu eri disposto a vedere, tra virgolette, diciamo, la mostra di performance, eri anche disposto a passare in mezzo ai loro corpi nudi. Comunque la sfida posta da Abramovich e Ulay era quella di affrontare i propri limiti, affrontare il proprio disagio, la sfida di fare davanti a tutti qualcosa che nella vita di tutti i giorni non si potrebbe proprio fare. Io ho avuto l'occasione di provare l'esperienza di Imponderabilia a Firenze qualche mese fa. Ovviamente non era la stessa cosa per diversi motivi. Prima di tutto non erano Marina Abramovic e Ulay, ma erano degli allievi di Marina. In secondo luogo me lo aspettavo perché io conoscevo già questa performance, quindi non era come chi è arrivato a Bologna nel 77 senza aspettarsi questa situazione, si è trovato davanti due persone nude capendo che ci doveva passare in mezzo. Però comunque è stata un'esperienza molto particolare che ti pone veramente dei quesiti. Prima di tutto sei lì mentre stai per entrare che ti chiedi ma passo davanti a lei, passo davanti a lui, che cosa devo fare? Io non mi ricordo, mi sa che sono passata dalla parte dell'uomo, che ho guardato l'uomo, però la cosa che mi ricordo di più è che la cosa di cui mi sono preoccupata di più in quel momento era guardare per terra per fare attenzione a non pestargli i piedi, avevo una paura veramente di fargli del male, quindi la cosa che mi ricordo di più è stato il fatto che cioè mi sono forse rovinata al momento perché sono stata lì a pensare tipo, oddio, dove metto i piedi, poverini, gli pesto i piedi e quindi diciamo che è questo il ricordo che ho di più. Comunque penso che anche questo sia stato uno degli aspetti dell'esperienza, ecco. Per ultima opera della coppia di cui vi voglio parlare è Rest Energy del 1980, dove i due, Marina e Ulay, sono stati per 4 minuti uno di fronte all'altra e avevano un arco e Ulay tendeva la freccia dritta al cuore di Marina. Così per 4 minuti. Non so se ci sia tanto da dire perché penso che si descriva da sola. È la rappresentazione, diciamo, della fiducia cieca che si può avere nei confronti dell'altro e io penso che sia comprensibile perché insieme Marina e Ulay hanno affrontato delle prove fisiche e psicologiche molto, molto, molto dure proprio per le performance che hanno realizzato insieme. E lei stessa, quando descrive questa performance, dice che sono stati 4 minuti per lei interminabili, perché comunque poteva essere un attimo e lei era fritta, perché veramente la freccia sarebbe partita e l'avrebbe peccata in pieno petto, anche da molto vicino, quindi è stata una prova di fiducia molto, molto, molto grande. È detto da me che io non mi fido neanche a fare la caduta, la trust fall, diciamo che è una prova di coraggio molto grande. Ultima opera di coppia di cui vi parlerò, ma anche ultima opera di coppia realizzata da Abramovic e Ulay, è stata The Lovers. Dopo 12 anni insieme, Marina e Ulay hanno deciso di lasciarsi. Per farlo, hanno deciso di celebrare la fine della loro relazione con una performance davvero toccante, ovvero sono entrambi partiti dai capi opposti della muraglia cinese, l'hanno percorsa tutta a piedi, non proprio da soli perché erano in compagnia di uno staff per motivi legali, per altre, diciamo, problematiche, però sono partiti appunto dai capi opposti della muraglia e
Si sono incontrati a metà strada, si sono abbracciati e quando è stato il momento hanno deciso di proseguire il viaggio e di conseguenza la loro vita da soli. E è molto toccante perché appunto è una bella rappresentazione secondo me della relazione in generale, che si percorre un tratto della propria vita da soli, ci si incontra e poi in casi come questo si decide di non proseguire la vita insieme, ma di continuarla da soli e di non poter continuare più come prima, che comunque l'incontro con questa persona in qualche modo ti ha cambiato. È un gesto molto romantico e molto toccante, secondo me. So che il video sta venendo molto lungo, ma ci sono ancora due performance di cui vi voglio parlare. Una è Balkan Baroque del 1997, realizzata da Marina da sola alla Biennale di Venezia, e performance per cui ha vinto il Leone d'Oro, ovvero il premio che viene consegnato alla Biennale di Venezia. In che cosa consisteva questa performance? Marina restava chiusa per tutta la durata di apertura della Biennale all'interno di una stanza, seduta sopra a un mucchio di ossa di bovino che lei provvedeva a pulire con una spazzola di ferro. Come dice il titolo, è un suo tentativo di rappresentare l'orrore della guerra del suo popolo, ma anche l'orrore della guerra in senso assoluto. Fa venire veramente i brividi pensare al paragone che lei ci sta tentando di portare, il parallelo tra le ossa degli animali e gli effettivi morti che ci sono durante la guerra, l'effettivo orrore e devastazione. Tu entri in questa stanza, senti l'odore, la puzza atroce, vedi tutto questo sangue, queste ossa e sul momento rimani turbato, giustamente, però non è niente in confronto a tutti gli effetti, all'orrore che una vera guerra porta. Un mucchio di ossa di bovino in confronto non è nulla a quello che una vera guerra può portare. Inoltre, il suo gesto ossessivo di pulire queste ossa ci mostra quanto sia impossibile a tutti gli effetti pulire la coscienza di fronte a questi orrori. Veniamo all'ultima opera di cui vi voglio parlare, ovvero The Artist is Present. Nel 2010 il MoMA di New York, ovvero il Museum of Modern Arts di New York, chiese a Marina di realizzare una sua retrospettiva. La retrospettiva sarebbe una mostra in cui l'artista porta tutti i suoi più celebri lavori. Marina accetta, affida il compito di riproporre i suoi lavori ai suoi allievi e decide per l'occasione di realizzare un'altra performance, titolata appunto come la mostra The Artist is Present. Che cosa fece Marina? Per tutta la durata della mostra, ovvero per 3 mesi, Marina si sedette su quella sedia durante tutta la durata d'apertura del museo, quindi non so, dalle 8 alle 7 di sera, non lo so quale fosse precisamente l'orario, ma questo. E lei doveva stare per tutto questo tempo seduta, in silenzio, senza mangiare né bere né fare qualsiasi cosa, e offrire se stessa al pubblico, appunto, The Artist is Present. Ogni volta che si sedeva una persona diversa, Marina chiudeva un attimo gli occhi per ritrovare la concentrazione, perché voleva offrire alla persona seduta di fronte a sé un suo momento personale, voleva dare a tutti la stessa attenzione e lo stesso rispetto. Lei stessa dice che non è sempre stato così, in alcuni momenti per lei ovviamente è stato difficile portare avanti tutto ciò, però diciamo che lei vuole in questa performance offrire un tipo di comunicazione a cui normalmente non siamo abituati e io penso che in un certo senso funzioni. E lei stessa dice che senza parlare vedeva molto spesso, riusciva a capire cosa provavano le persone guardandole negli occhi, perché ovviamente c'era chi era scettico, che si era seduto lì giusto per curiosità, chi invece si metteva a piangere. Ci sono anche state due persone, mi pare, che sono state invitate ad andarsene perché hanno voluto usare questa occasione come palcoscenico. Se siete più curiosi, provate a indagare un po', diciamo. Uno spettatore in particolare l'ha molto colpita perché si è presentato davanti a lei per ben 21 volte. E lei dice che in un certo senso, dopo tutto questo scambio di sguardi, lei sentiva come se lo conoscesse. Ormai era diventata, diciamo, affezionata a questo volto. E quasi lei dice di conoscerlo un poco dopo questo scambio di sguardi che hanno avuto. Molto toccante poi è il momento in cui Ulay si è presentato a questo tavolo. Molti dicono che sia stata una cosa costruita e probabilmente è così, però allo stesso tempo
C'è una grande forza e io ne sono convinta perché queste due persone hanno veramente, secondo me, scambiato tanto attraverso le performance che hanno fatto, attraverso le prove a cui si sono sottoposte. Non lo so, mi sembra normale che rivedersi in una performance dopo tanto tempo possa scatenare certe emozioni veramente. Quindi è molto toccante. Grazie a questa performance poi è stato realizzato il documentario The Artist is Present, che è disponibile, penso che si trovi su Amazon se volete trovarlo, io non lo so, l'ho visto parecchio tempo fa. Comunque, se vi interessa, potete guardare questo documentario dove viene descritta la performance in sé, ma Marina parla anche di se stessa, delle altre sue azioni, del metodo Abramovic, insomma, vi può dare comunque una visione a tutto tondo della sua arte. Bene, ho parlato direi abbastanza. Se siete interessati a Marina, ovviamente approfondite, andate a vedere anche le altre sue performance, tanto penso che quasi tutte si riescano a reperire su YouTube. E spero di avervi aiutato a comprendere un po' di più una forma artistica, quella della performance, che può essere un po' difficile da accettare. Detto questo, spero appunto che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Dying.